Buonasera e benvenuti a tutti gli appassionati di pallacanestro. È martedì e su Antenna del Mediterraneo si parla ovviamente di basket. Con noi c'è il playmaker della Infodrive Capodorlando, Andrea Traini. Buonasera Andrea. Buonasera a voi. Ovviamente purtroppo parliamo di sette sconfitte di fila della Infodrive Capodorlando che dopo averne vinte tre, purtroppo ha collezionato sette sconfitte consecutive, le prime cinque contro le prime cinque della classifica e le ultime due nella doppia trasferta consecutiva di questo fine settimana sul campo di Mantova giovedì e sul campo di Piacenza contro la Bacheri domenica. Andrea, due partite che la Infodrive ha giocato lottando fino alla fine. Quella con Mantova si poteva chiudere alla fine dei tempi regolamentari, prima del tempo supplementare, però così non è stato. Diciamo, siamo ormai abituati a vedere questi finali al Cardiopalma e spesso non sorridono alla Infodrive. Sì, come hai detto te, purtroppo negli ultimi possessi a volte sbagliamo qualche dettaglio, qualcosa che alla fine poi ci porta a perdere le partite. Io perlomeno parlo da quando sono arrivato, comunque sia ho visto una squadra che ha lottato contro le top in classifica e purtroppo per una serie di episodi, purtroppo non l'abbiamo portata a casa, però a parte l'ultima di Piacenza, dove comunque sia obiettivamente gli ultimi 8 minuti ci siamo un po' disuniti, perlomeno ho avuto l'impressione che avessimo staccato, mentre le altre partite, credo che abbiamo fatto delle ottime prestazioni, però purtroppo alla fine se i 2 punti non te li porti a casa, c'è poco di cui essere contenti, questo è. Forse l'unica cosa di cui essere contenti di questa partita è stato il rientro di Capitan Matteo Laganà, che abbiamo visto in campo bene anche subito ai primi minuti sul parquet. Ha infilato immediatamente tre triple, e poi giocando, comunque dando il suo contributo, che ovviamente mancava alla Infodrive, è stato anche quello che ha fatto un po', ha dato quell'energia anche per andare avanti di oltre 10 Certo. punti. Però purtroppo Mantova nel finale, comunque con tante esperienze, perché ricordiamo una squadra, per citarne tre, Marco Laganà, Antonio Iannuzzi e Voja Stojanovic, che a Capodorlando conosciamo bene, chiaramente hanno in qualche modo Certo. ricucito anche quel divario. Senz'altro, Matteo è indispensabile per noi. Credo che abbia fatto tutte e due le partite, abbia fatto due ottime partite, considerando che era stato fermo una settimana per Covid. È arrivato, ha fatto il viaggio, ha giocato. Credo che abbia fatto un partitone, quello di giovedì. Io sono sincero, non me l'aspettavo, cioè è entrato così, comunque dopo tanto che non ti alleni, non tocchi la palla, poi era già stato fermo parecchie settimane, credo che abbia fatto una gran partita. Lo stesso con Piacenza ci ha dato una gran mano. Però ovviamente dal punto di vista fisico deve ancora recuperare al pieno e sono sicuro che quando recupererà piano piano al 100% ci darà ancora più una mano di quella che ci ha dato in queste 2 partite. Vedevamo già le immagini del finale, appunto del quarto quarto della partita di giovedì sul campo di Mantova, e ovviamente tra poco vedremo anche gli highlights, però chiaramente credo che anche a te dia fastidio Questa è una tortura, cioè, mi hai fatto venire rivederle. qua, scusa, per torturarmi. Infatti, Cioè, non assolutamente, è però carino, non ci vengo più. è chiaro che dobbiamo anche parlare di questo, perché qui sì. la Infodrive aveva la possibilità di chiuderla, no? Cioè, Sì. facendo un fallo prima di quel Guarda. tiro da tre, in qualche modo li mandi in lunetta, e in lunetta ne possono fare solo due. O comunque, Sì. anche con tre falli di squadra, hai anche la possibilità di allungare, Sì, di non farli lì giocare. purtroppo secondo me abbiamo sbagliato 2 volte. La prima volta non abbiamo fatto il fallo sul tiro prima, sull'azione prima, dove poi Modus manaccia e l'allontana la palla. Poi lì ovviamente abbiamo sbagliato di nuovo a non far fallo e io ho fatto l'errore clamoroso che per voler andare a far fallo perché vedevo che non lo stava facendo l'uomo davanti a Maspero, sono andato lì e ho fatto una non si può di parolacce, però ho fatto una cavolata incredibile, ho lasciato il mio uomo e ce la siamo presa in quel posto, diciamo. E allora ci andiamo a vedere subito gli highlights della partita, la vediamo un po' dall'inizio per capire cosa è successo, per vedere anche l'Infodrive che era andata in vantaggio e purtroppo non è riuscita a chiudere la partita.
E qui ovviamente abbiamo anche rivisto quel finale con l'errore anche di Mac, che in contropiede da quel lato si ostina a voler tirare lui senza passarla, la perde, la vai più 5, no? Se chiudi quel contropiede. Quindi tanti errori, ma a parte questi errori nel finale, secondo te c'è qualcosa che non scatta nella mente, magari anche la paura di vincere una partita dopo un filotto di 5 sconfitte di fila? A Mantova erano 5, poi sono diventate 6 con quella di Mantova, adesso 7 con quella di Piacenza. C'è qualcosa che manca secondo te? Beh, sicuro sì, qualcosa manca, perché sennò non stavamo qui a parlarne. Cosa non ti so dire, perché magari inconsciamente quando perdi tante partite così alla fine magari ti viene un po' il tarlo, possiamo dire così, però sinceramente ci sono poche giustificazioni, non saprei dirti il motivo reale, però è ovvio che poi uno guarda magari solo gli ultimi possessi, perché poi arrivi punto a punto, però ovviamente nell'arco della partita magari qualche ingenuità in meno magari può essere quello che può è l'ago della bilancia, diciamo, sul fine partita. Però non ti, cioè, in realtà mi viene difficile, perché poi alla fine, cioè, obiettivamente le partite le giochiamo e non le dominiamo, però le guidiamo e poi le sfasciamo da soli. Non ho visto un avversario talmente forte che ci ha distrutto, capito? Che ci ha battuto veramente, ci ha schiacciato. Quindi il problema, diciamo, questi possessi finali che non riusciamo a gestirli nella maniera che dovrebbero essere gestiti. Allora, sentiamo cosa ha detto coach Marco Gardani alla fine della partita con Mantova. È un estratto ovviamente della conferenza stampa post-gara, poi sentiremo anche cosa ha detto dopo la partita di Piacenza. Faccio i complimenti ai ragazzi per l'ennesima prestazione in trasferta di questo 2022 importante, perché siamo venuti qua a Mantova in condizioni molto difficili, con Traini che aveva fatto due allenamenti, la gara zero, e ancora con l'assenza di Ellis e con altri due giocatori in pessime condizioni fisiche. Ancora una volta non abbiamo la capacità di chiudere le partite, siamo stati più volte a più 10, non abbiamo la freddezza nei possessi decisivi di fare le giocate giuste. Ancora una volta concediamo un tiro da 3 punti quando dobbiamo spendere fallo su quel rimbalzo lunghissimo allo scadere per mandare in lunetta gli avversari. Non abbiamo quella lucidità lì, nonostante è una cosa che si fa abitualmente per evitare il tiro da 3 punti. E nel supplementare abbiamo onestamente battuto più volte contro la loro difesa, probabilmente siamo arrivati anche un po' stanchi, con giocatori per noi determinanti. Nelle ultime 6 partite, a parte la partita a Udine, in cui non siamo riusciti ad arrivare a giocarci un finale, e tutte le altre occasioni in cui abbiamo perso al supplementare o di un possesso, quindi chiaramente oggi questo è un problema ed è anche un qualcosa che pesa sulle teste dei ragazzi. È normale che sia così, soprattutto una squadra così giovane. Dobbiamo avere la forza di reagire, di voltare pagina, di prendere il buono di questa ennesima prestazione in trasferta, perché domenica abbiamo per noi una partita da vita o morte contro Piacenza per la salvezza. Partita vita o morte che però la Infodrive ha perso sul campo della Bacheri, che ha così portato il suo vantaggio sulla Infodrive a 4 punti, andando a quota 16. La Infodrive è rimasta a 12, al momento al terzultimo posto, ma andremo tra poco a vedere anche la classifica. Intanto ci andiamo a vedere quali sono stati i risultati di questa giornata, che era la quindicesima del girone verde di Serie A2. Era praticamente una di quelle partite che dovevano disputarsi al rientro dalla pausa natalizia. Poi ricorderete che il campionato si è fermato perché è stato il momento clou dell'emergenza Covid, c'erano diverse squadre con casi di positività, quindi è stato rimandato il riavvio del campionato, quindi si è giocata tutta la quindicesima giornata. Vediamo quali sono stati appunto i risultati, con l'Urania che ha battuto in casa Torino per 77-73, poi la Sigeco che vince contro Biella 76-57, Cantù che invece passeggia, diciamo, su Pistoia 75-59, forse il risultato un po' più eclatante di questa giornata. Poi la Bacheri che va ad espugnare Orzinuovi 68-81, diciamo che Orzinuovi ormai ha un finale piuttosto scritto, credo adesso matematico, correggimi se non lo sai nemmeno tu. Non vado bene in matematica. Adesso ci faremo i conti, ma credo che comunque sia matematico.
Poi Trapani che ha battuto Treviglio 78 a 70, Mantova Info Drive si è giocata il 17 mentre le altre hanno giocato tutte in giorni diversi prima, infatti per questo non è aggiornata la grafica, abbiamo già visto il risultato 92 a 86, mentre domani sera alle 20:30 si giocherà un'altra partita, quella tra Casale Monferrato e Udine. Casale Monferrato che tra l'altro sarà la prossima avversaria della Info Drive, speriamo di trovarli anche un po' stanchi, sia per via della trasferta della partita Udine con Udine in casa, sia per via della trasferta in Sicilia. Allora, adesso ci andiamo a vedere gli highlights dell'altra partita. Anzi, prima di vederci gli highlights, volevo commentare con te questi risultati. Parlavo io di sorpresa di Cantù che vince con Pistoia. Chiedo a te se la pensi uguale. Beh, alla fine no, perché comunque è un'ottima squadra e sta facendo un gran campionato, quindi poi in un campionato così equilibrato lassù ci può stare che ci siano queste partite così. Quindi se oggi mi dovessi dire la squadra che arriverà prima alla fine della stagione regolare? Guarda, secondo me mi ha fatto una grande impressione Udine, mi sembra la squadra più solida al momento, però è anche vero che da qui a maggio, anche se è un breve periodo, però sai, succede un infortunio, il Covid, cioè ci sono troppe variabili che magari ti possono condizionare alla fine. Prima di andare a vedere la 23esima giornata, volevo anche fare un cappello sulla Coppa Italia che si è giocata ovviamente la settimana scorsa, lo scorso fine settimana, e che ha visto in finale due squadre del girone verde. Credi che questo sia sintomatico di una maggiore competenza, di una maggiore forza delle squadre del girone verde, oppure è stato un caso? No, non credo. Alla fine il girone nostro ovviamente ci sono squadre forti altrettanto come nell'altro, poi ovviamente sono arrivato in due finali del nostro girone, non credo che significhi alla fine che il nostro girone sia più complicato, perché alla fine anche l'altro girone è un girone tosto. Però in ottica playoff credi che si possa avere lo stesso risultato, cioè di avere comunque due squadre del girone verde anche in quel caso? Sulla carta potrebbe, perché comunque sia Cantù sono belli lunghi come squadra, però anche di là Scafati, Verona, che comunque dopo una partenza un po' complicata comunque si è ripresa e sono molto lunghi, giocatori esperti. Poi sai che queste manifestazioni quando ci sono i playoff ci sono troppe variabili e può succedere di tutto e sono belli per questo, perché non è per forza la squadra più forte che vince e che va su. Guarda, l'anno scorso alla fine Torino-Tortona, chi si aspettava che Tortona rubasse sul 0-2 a Torino la promozione? Assolutamente d'accordo con te. E allora, come anticipato, ci andiamo a vedere gli highlights anche della partita di Piacenza in casa della Bacheri, che come aveva detto coach Cardani era una partita da vita o morte, però la InfoDrive, complice anche forse un po' di stanchezza dovuta alle due partite giocate a meno di 48 ore di distanza l'una dall'altra, diciamo che è durata solo un tempo prima di cedere alla Bacheri. Vediamo gli highlights.
avete visto più 10 alla fine del secondo quarto, meno 16 nei secondi due tempi, quindi un divario di 26 punti sostanzialmente nei secondi due quarti, nel terzo e nel quarto. Cos'è successo, Andrea? Era la stanchezza, come dicevo io parlando della partita? No, secondo me no, cioè perlomeno io personalmente non ero stanco, anche perché quando giochi comunque partite così, poi la stanchezza lascia il tempo che trova, cioè vai di adrenalina, cioè la stanchezza non la senti più. Purtroppo, come dicevo all'inizio, credo che abbiamo fatto i primi due quarti, abbiamo fatto due ottimi primi quarti, forse concedendo qualche rimbalzo di troppo, però abbiamo fatto due ottimi primi quarti. Dopodiché, secondo me a 8 minuti dalla fine ci siamo un po' innervositi, un po' ci siamo disuniti e diciamo il divario di 16 punti non è quello effettivo, è un po' ingiusto, però sono i punti che alla fine abbiamo preso perché un po' abbiamo mollato, ho avuto questa impressione. Cioè non mollato, però ci siamo disuniti, ognuno andava per i fatti suoi e eravamo poco coesi dietro in difesa e in attacco eravamo un po' ognuno per conto suo. Questo. E allora vediamo invece cosa ha detto coach Cardani alla fine di questa partita, poi ci andremo a vedere anche i risultati di questa giornata. Abbiamo giocato la seconda partita in 4 giorni, senza energie minime nel secondo tempo, il minimo indispensabile per competere, con i nostri due playmaker ovviamente non in condizione perché arrivavano questa settimana senza allenamenti. E si è visto, tant'è che il dato a rimbalzo è devastante, loro hanno preso 45 rimbalzi nei 25, quindi c'è proprio un abisso in termini di energia in questa partita su tutti i giocatori, quindi quando questo succede è chiaro che è una questione fisica di difficoltà oggettiva. Ovviamente questa è una squadra che negli ultimi 2 mesi ha giocato con 7 effettivi a causa degli infortuni, a causa delle problematiche che abbiamo avuto, quindi anche di conseguenza gli allenamenti sono stati di gestione. Quindi oggettivamente oggi abbiamo la spia della riserva accesa, si è visto nel secondo tempo, nel finale ancora di più. Abbiamo bisogno di recuperare la migliore condizione di Andrea, di Matteo, di Quinellis e di tutti gli altri, in modo tale da poter suddividere l'impegno sul campo di giocatori che hanno giocato tantissimo, penso ai due americani, penso a Vecerina e ai nostri lunghi. La squadra dimostra di essere tutta sul pezzo, di avere le idee chiare difensivamente e offensivamente su quelli che sono i nostri vantaggi e le nostre difficoltà. Dobbiamo toglierci un po' la scimmia nei finali, perché noi, a parte la partita di oggi, abbiamo perso veramente il supplementario sull'ultimo possesso, quindi è una questione più mentale, di un dettaglio, di un tagliafuori non fatto, una palla persa e soprattutto resettare mentalmente, quindi questo è importante, ma ripeto, è importante tornare in palestra, allenarsi, poter allenare questo gruppo, che è un gruppo giovane che ha bisogno di lavorare in settimana, e per farlo bisogna avere 10 giocatori in grado di poter fare 5 contro 5 competitivo 5 giorni su 7. E allora approfitto appunto di quanto detto da coach Marco Cardani nel post partita per parlare della situazione di Quinellis, che è l'unico che manca per fare gli allenamenti in 10, il 5 contro 5 di cui appunto parlava coach Cardani. Quinellis che è tornato questa sera dall'Inghilterra, dove purtroppo è andato perché è venuta a mancare la nonna, e chiaramente adesso avrà una verifica della condizione fisica, perché appunto, come ricorderete, ha avuto una frattura alla mano e dovrebbe essere, se tutto è a posto come ci si aspetta, dovrebbe già essere della partita domenica, quindi Andrea potrà già dare, speriamo, una mano, sì, con Casale Monferrato. Sì, speriamo credo che abbia questo controllo, poi se gli danno l'ok speriamo che ci possa dare una mano al più presto, perché anche lui è molto importante per questa squadra. E appunto coach Cardani parlava di questo gruppo giovane, ricordiamo che tu sei il più vecchio, comunque sì, hai 29 anni. Sì, sì. Comunque un gruppo giovanissimo, lo stesso Quinn, 19 anni, sta dimostrando di poter stare in campo in Serie A2, il che non era esattamente scontato all'avvio di questo campionato. No, io cioè, credo che tutti i ragazzi giovani di questa squadra, credo che tra qualche anno li vedremo tutti in squadre di A2 che giocano tanto e che con ruoli importanti. Ovvio che è una squadra giovane,
un aspetto positivo, ma ovviamente anche altre, cioè ha molti aspetti positivi, ma altrettanti ovviamente negativi, come è normale che sia. È vero che è una squadra che ovviamente ha bisogno di allenarsi, e come diceva il coach, è vero che questo periodo abbiamo fatto fatica un po' per infortuni, un po' per tutto, a fare un 5 contro 5 vero, però speriamo che da adesso in poi un po' di fortuna giri anche a noi da questo aspetto. Allora, vediamo invece cosa è successo nella 23esima giornata del girone verde con i risultati che appunto hanno visto la Infodrive sconfitta sul campo della Bacheri Piacenza per 90-74, poi Trapani che batte la Sigeco 82-77, Cantù che invece passeggia su Biella 95-72, Monferrato, prossima avversaria della Infodrive, che batte in casa l'Urania 70-61, Mantova invece sconfitta contro Udine, che va ad espugnare appunto il palazzetto di Mantova per 70-79, invece Orzinuovi ovviamente continua a perdere, stavolta contro Treviglio 78-91, e poi infine Pistoia che batte Torino 70-69. Andrea, ti chiedo se qui vedi qualche risultato a sorpresa oppure se era andato tutto come previsto. Più o meno sì, come dovrebbe essere. Dai, hanno come vinto. Dovrebbe essere in base alla classifica, sì. Che ci andiamo a vedere, perché adesso in testa ci sono Udine e Pistoia, entrambe a 36 punti, però Udine ha due partite da recuperare, se ovviamente ok, la regia ci ha aiutato. Udine che ha due partite da recuperare, mentre Cantù ne ha addirittura tre da recuperare ed è lì a 32 punti, quindi sempre con uno sguardo in alto, col tentativo ovviamente di salire ancora. Poi Treviglio 28, le ha giocate tutte, Monferrato due partite da recuperare, mentre Torino le ha giocate tutte, ne ha 26 di punti. Poi Assigeco e Trapani entrambe hanno una gara da recuperare, sono a 22 punti, Mantova anche lei con una gara da recuperare a 20, Urania anche qui c'è una gara in meno a 18, la Bacheri 16, però le ha disputate tutte le giornate a disposizione. Infodrive e Biella hanno una partita in meno, ma sono entrambe a 12 punti, e infine c'è Orzinuovi che, confermo, che è matematicamente retrocessa perché mancano 4 partite alla fine della stagione. Anche Orzinuovi ha una gara da recuperare, però potrebbe però arrivare 4, quindi può arrivare a 10 al massimo se fa più la seconda fase, però no. No, perché questa hai ragione. Più la sì, non, non è matematico, però comunque se Orzinuovi dovrebbe scontrarsi con la prima e la seconda dell'altro girone. Esatto, quindi è come se fosse. Diciamo, sì, molto dura per loro. Forse dobbiamo aspettare ancora 2 giornate per dire che è matematica. 2 giornate, di cui la seconda sarà contro la Infodrive. Ci andiamo a vedere infatti la grafica anche dei prossimi impegni della Infodrive, che tornerà finalmente sul parquet del Palafantozzi dopo 21 giorni di assenza. L'ultima partita al Palafantozzi era stata il 6 di marzo, adesso ci torna domenica alle 17 contro la Novi più Monferrato, formazione certamente attrezzata. Poi 2 partite in trasferta contro Orzinuovi, questa è un recupero perché allora non si giocò perché Orzinuovi aveva dei giocatori impegnati con le nazionali, si recupererà questa partita giovedì 31 marzo alle 20:30, poi si andrà a Piacenza per giocare contro la Sigeco, stavolta al Palabanca, domenica 3 aprile alle 17, e poi si chiuderà la stagione regolare con Trapani in casa con un derby che si giocherà domenica 10 aprile alle 18. Andrea, questi sono gli ultimi 4 impegni della stagione regolare prima della fase ad orologio. Cosa dovrà fare la Infodrive in questo? Dovrà vincere. Dovremo vincere, non c'è poco da fare, c'è poco da girarci intorno. Sono 4 partite, per noi devono essere 4 finali, quindi ogni partita è fondamentale e dobbiamo solo pensare a vincere, indipendentemente da contro chi giochiamo, perché ovviamente inizia l'ultimo mese e mezzo, diciamo, di stagione. Le partite sono 8 totali con la seconda fase, con la fase orologio, quindi dobbiamo queste ultime 4 del campionato regolare dobbiamo vincerne il più possibile. Chiaramente sarà difficile, se la regia ci aiuta con la grafica, scavalcare la Bacheri, che ricordiamo ha 16 punti, anche lei ne dovrà giocare altre 3.
Sostanzialmente la Infodrive insegue nella possibilità di tornare su, diciamo, di provare a togliere Piacenza da quella posizione, anche se non sarà semplicissimo, anche vincendole tutte, Andrea, parlandoci chiaro. No, non sarà così facile, anche perché poi dopo non dipende solo da te, perché ovviamente dipende se fai 3 su 4 arrivi a più 2 dalla Bakery, però la Bakery deve perdere tutte le prossime 3 che c'è, quindi ovviamente non dipendendo da te è difficile. Ma sottolineiamo anche, perché parlava di finale coach Cardani, perché oggi vincendo a Piacenza saremmo stati a pari punti, certo, con la Bakery a 14, quindi lì anche in base alla differenza, certo, canestri, certo, si poteva già fare un discorso di un altro tipo, certo, ma oggi chiaramente sono 6 punti. 6 punti, sono 4. Sì, sono 4 veri e 6 virtuali praticamente. Sarà difficile, però ce la dobbiamo mettere tutta e resettare, diciamo, quello che abbiamo fatto fino adesso e cercare di far meglio, perché lo possiamo fare, questo ne sono convinto. Allora, noi ci fermiamo solo qualche istante, diamo la linea alla regia, ci fermiamo per uno stacco pubblicitario, torniamo tra poco, dovremo parlare di Girone Rosso ed anche di Serie B, a tra poco. Bentornati in studio, seconda parte di Mismatch. Per chi si fosse collegato solo adesso, con noi c'è Andrea Traini, playmaker della Infodrive Capodorlando, con cui abbiamo parlato fin qui del girone verde, quello in cui è impegnata la Infodrive. Adesso andiamo anche a dare uno sguardo al girone rosso, che tra poco ci interesserà da vicino, perché la Infodrive affronterà 4 partite contro le rispettive avversarie del girone rosso. Adesso vedremo anche quali, ma ci andiamo a vedere quali sono stati i risultati della 23esima giornata. Nel girone rosso è stata rinviata la partita tra Verona e Scafati, che era quella che sicuramente era il top match della giornata tra la prima e la seconda in classifica, quindi dovremo aspettare per vedere quale delle due avrà la meglio in questa sfida. Poi Cento che ha passeggiato su Fabriano 81-52, poi Ferrara che è andata a vincere a Chieti 65-70, Forlì batte Chiusi 76-75, Latina va a vincere a Nardò 88-102, poi Ravenna batte Stella Azzurra 76-65 e infine l'Eurobasket, che forse un po' a sorpresa, batte San Severo 98-91. Ci andiamo a vedere anche la classifica del girone rosso di Serie A2, che vede in testa Scafati adesso a 34 punti e Verona che segue a 33, ma ricordiamoci che Verona ha 3 punti di penalizzazione, quindi oggi se non avesse i 3 punti sarebbe in testa a 36 e anche con la possibilità di portarsi a 38, diciamo virtualmente, parliamo ovviamente se non avesse i 3 punti, nella partita che si gioca a Verona, quindi in casa della Tezenis, che si giocherà appunto a data da destinarsi, quindi probabilmente Verona ad oggi, no probabilmente, è la squadra che ha vinto più partite, perché ne ha vinte 18 contro le 17 di Scafati. Ravenna che poi segue a 32, mentre Chiusi, Ferrara e Cento sono a 28, Forlì e San Severo a 22, c'è lì un buco di 6 punti, poi Eurobasket Latina 20, Chieti 16, Nardò 14, Stella Azzurra 12 e Fabriano 6. Andrea, se oggi finisse la stagione regolare, la Infodrive, che al momento è terz'ultima, affronterebbe la Stella Azzurra e Fabriano e Chieti e Latina. Questa è sostanzialmente la fase d'orologio, perché le sfide con Stella Azzurra e Fabriano, parliamo sempre di ipotesi, si giocherebbero al Palafantozzi, mentre contro Chieti e Latina si giocherebbe in trasferta. Quindi questa è la fase d'orologio di cui parlavamo, per spiegarlo ovviamente a chi non è addetto ai lavori. Andrea, cosa pensi oggi delle sfide che aspetterebbero l'Orlandina, se finisse oggi il campionato? Sarebbero comunque partite toste, però sono abbordabili assolutamente. Come ti ho detto anche prima, cioè, non ho visto squadre che ci hanno surclassato, che hanno imposto così tanto il loro gioco e noi abbiamo sofferto. Quindi secondo me dipende solo da noi e basta. È importante, come dici tu, guardare ok la Bakery, però allo stesso tempo dobbiamo guardarci dietro la biella, perché
se dovessero superarci vuol dire che tu giocheresti in caso con Fabriano e la prima dell'altro, e la prima che sì, una tra Scafati e Verona, ecco, e quindi quindi è bene che ci guardiamo dietro anche. Assolutamente. E allora io direi di scendere ancora di categoria, parliamo di Serie B perché è un risultato importante per la Fidelia Torrenova, è arrivato domenica, ma diciamo è più una formalità perché è arrivata una salvezza matematica che non era sicuramente quello di cui si parlava a Torrenova, perché diciamo che i risultati di questa stagione sorridono a Torrenova, che con la vittoria di domenica al Palatorre per 87-80 su Monopoli ha centrato un risultato che era, diciamo, quasi scontato. Infatti se la regia ci aiuta con la classifica, vediamo la Fidelia Torrenova che al momento è terza in classifica insieme al Ruvo di Puglia, una formazione certamente ben attrezzata, ovviamente lotterà per altri risultati perché è quasi scontato che farà i playoff, anche qui mancano 4 giornate se non sbaglio alla fine del campionato, mentre vediamo un Agrigento sempre più in alto e sempre più da sola. Chiaramente ci fa piacere vedere le tre formazioni siciliane che sono tutte e tre nella parte sinistra della classifica, quindi tutte e tre faranno i playoff, sicuramente è una cosa che farà bene a tutto il movimento cestistico in Sicilia. Ci andiamo a vedere cosa ha detto coach Bartocci alla fine della partita tra Torrenova e Monopoli, in cui tra l'altro c'erano due fratelli di Tommaso La Quintana, chiaramente una cosa che ci ha toccato anche da vicino, Giovanni e Michelangelo, il maggiore e il minore che giocano per Monopoli. Tra l'altro Vanni ha fatto una gran partita con 28 punti, andiamo a vedere. Adesso giochiamo per qualcosa in più che ci farebbe veramente tanta gioia e piacere. Siamo arrivati al terzo posto, pari punti con Ruvo, che è partita con altri obiettivi e con altre finalità. Noi siamo lì, siamo contenti, godiamoci il momento, godiamoci il tempo, e deve essere uno stimolo per continuare a fare tutto quello che di buono abbiamo fatto finora. Soddisfazione per tutti, penso, per la gente che viene a vederci, e spero che venga sempre più numerosa mano a mano che andiamo avanti, e per tutto lo staff che sta facendo grandi sacrifici in questo momento difficile anche a livello economico che c'è in giro, ma soprattutto voglio anche dire bravi ai ragazzi, perché comunque stanno sempre dando il massimo, ci provano sempre, qualche volta spesso fortunatamente ci va bene, qualche volta ci va male, quindi bravi a loro, che devo dire stanno facendo grandi sacrifici, mettendo grande impegno, a volte anche lavorando sotto problemi fisici, perché abbiamo qualche ragazzo che non sta al meglio della propria condizione fisica. Nonostante questo, nessuno di loro si tira mai indietro, e questo è il bello di questo gruppo di ragazzi. Quindi un risultato importante per Torrenova, che ha conquistato la salvezza matematica, quindi anche nella prossima stagione sarà impegnata nel campionato di Serie B e ovviamente farà i play-off, sperando che si possa raggiungere l'obiettivo più alto possibile, che è quello della promozione, anche se sicuramente non sarà facile, perché diciamo che le top squadre degli altri gironi saranno sicuramente molto più attrezzate, solo Agrigento, per citarne una, che ha perso solo 2 partite in questa stagione, credo che sia arrivata a 10 vittorie di fila, adesso non vorrei sbagliarmi, però comunque una formazione che nasce per giocare un campionato di alto livello con giocatori di altissimo livello e di grande esperienza. Andrea, non so se hai dato uno sguardo alla Serie B, che idea hai? Chiaramente è un campionato in cui ci sono tantissimi giovani e quindi anche un modo per crescere. Tanti dei giocatori dell'Orlandina di quest'anno vengono dalla Serie B, i ragazzi che erano insieme a coach Cardani a Bernareggio, tantissimi ragazzi che con la Serie B si sono fatti le ossa e adesso hanno la possibilità di giocare in Serie A2. Sì, sì, la Serie B è un campionato difficile, non è solo perché la terza categoria, allora uno si immagina che sia così facile, è un campionato difficile. Sicuramente ci sono tanti giovani, tanti ragazzi italiani che giocano, e ce ne sono tanti che potrebbero giocare tranquillamente in A2, quindi è un bel campionato. Agrigento sicuramente è una squadra attrezzata e sicuramente la vedremo molto, molto in fondo. Allora, volevo tornare con te a parlare di Serie A2, perché la InfoDrive torna al Palafantozzi
domenica, se la regia ci aiuta anche con i prossimi impegni, per sottolineare che la Infodrive torna a giocare in casa al Palafantozzi domenica alle 17 contro la Novi Più, Casale Monferrato, una partita importantissima, lo ripetiamo, perché la Infodrive sta giocando per rimanere in Serie A2, un campionato di altissimo livello, Andrea, non è scontato, ricordiamolo, che a Capo d'Orlando ci sia la Serie A2, una realtà piccolissima. Tu sei arrivato quest'anno, sei arrivato a gennaio, sì, sostanzialmente, sei qui da due mesi, è una realtà piccola che può vantare di avere una squadra in Serie A2, e questo non si deve dare per scontato. No, cioè, assolutamente. La Infodrive sta lottando per restare in Serie A2, che non è un campionato che possono fare, no, tutti. Solo perché io sono venuto da poco e sono qui, però Capo d'Orlando più o meno ha gli abitanti che ha il mio paese, che è Porto Recanati. Cioè, e immaginarmi a Porto Recanati una 2, cioè, è una cosa incredibile. Cioè, era tanti anni fa, però a Recanati e non a Porto Recanati, nel senso che è un paesino piccolino, però è durata pochi anni. Quindi, come dici tu, non è una cosa scontata avere una squadra in A2 in un campionato così importante, in un contesto piccolo, perché alla fine è un paese piccolo, però ci stiamo giocando la salvezza per la 2 e ce la metteremo tutta per farlo, e cercheremo di ottenere l'obiettivo per cui siamo qua. Tu hai l'età per ricordarti gli anni in cui l'Orlandina era in Serie A, chiaramente il ricordo è quello, no? Di un Palafantozzi pieno, che quest'anno non abbiamo ancora visto. L'anno scorso si giocava a porte chiuse, ma quest'anno non abbiamo ancora visto il pubblico del Palafantozzi come ce lo ricordiamo, e speriamo di vederlo o di vedere qualcuno in più già domenica. Certo, assolutamente. È ovvio che dipende anche da noi, in base ai risultati, riuscire a coinvolgere le persone. Però sono sicuro che il fattore campo qua è fondamentale, quindi più persone ci sono e meglio è per noi, perché avere tanta gente che ci supporta anche e soprattutto in questo momento è fondamentale. Io allora ringrazio Andrea Traini per essere stato con noi e ovviamente ricordo a tutti che si gioca domenica al Palafantozzi alle 17, lo abbiamo già detto, ma non stanchiamo di dirlo, perché è una partita importantissima in cui la Infodrive si gioca tanto. E ringrazio ovviamente il nostro Pippo Ricciardo per essere stato con noi in regia, chi ci ha aiutato nel montaggio, Giuseppe Maniscalco, e anche l'ufficio stampa dell'Orlandina Basket per aiutarci come sempre nell'organizzazione di questa trasmissione. Ringrazio tutti voi per essere stati con noi, ancora grazie a te Andrea. Grazie a voi. Vi lascio con la top 10 di quella che era la 23esima giornata del girone verde di Serie A2. Vincenzo Guaiana, grande partita per lui in difesa contro Treville, subito dimostra la sua proverbiale capacità difensiva con un grande recupero che si concretizza nei primi due punti con una schiacciata a una mano. Vincenzo Guaiana. Baldassare rischia l'infrazione di doppia, quindi bella palla ora per, attenzione, bella palla per Rebez su Baldassare che va a schiacciare. Un'occasione sprecata da Torino, corre Pistoia, Risma al ferro, stoppato da Federico Pirani, che giocata. 9 punti più 19, sbaglia ancora Biella col pollone. Rimbalzi di Darossi, il colonnello schiaccia con le sue gambe bioniche. Su cui c'è la difesa di Whittle, blocco da parte di Scott, Libegovic va nell'angolo a cercare Obue, che attacca il recupero di Utomi, anticipo di Whittle che può andare in campo aperto a inchiodare, e adesso Pistoia a meno 2. Devo Pascolo Sabatini. Ottima penetrazione di Sabatini, gioco di prestigio. Decide di prendersela con calma e perde un pallone sanguinosissimo, perché ora c'è Bossi sull'out di sinistra in transizione. Aaron Thomas lascia sul posto Matteo Formenti e va a schiacciare. Caramolo offensiva, mastellare da tre punti, ne aveva messe due nel primo tempo, non riesce a mettere la terza. Spizzichini con un miracolo tiene il pallone in campo, poi Walters cancella
così Stojanovic e fa ripartire l'azione di durata. Chiude il palleggio, arriva anche Oboe a raddoppiare, scarico per Whittle, Risma tira per il sorpasso, Jonas Risma, tripla e più uno Pistoia. Che sbaglia la tripla, e quindi Biella riparte con Pollone che però fa confusione, che fa anche rima. Braia! Qua andiamo con questo assist in volo!